Buongiorno amici di Click in Tour, oggi è domenica 2 ottobre, oggi siamo svegliati all'alba per raggiungere una delle mete più famose dell'Islanda, ovvero Jökulsárlón e la Diamond Beach. Il sole sta iniziando a sorgere adesso e ci sta accompagnando lungo la strada regalandoci colori veramente fantastici. Nel frattempo siamo arrivati al ghiacciaio e alla spiaggia. Ci ha accompagnato qui davanti a noi, non so se si riesce a vedere, un bellissimo arcobaleno. E adesso ci fermeremo per goderci questo spettacolo, che al chiaro di luce dell'alba è qualcosa di micidiale. Qua a Jökulsárlón gli iceberg si staccano da una diramazione del ghiacciaio Vatnajökull e arrivano in questa laguna. Addirittura possono stare in questa laguna per 25 anni, anche perché a volte si sgelano, si ricongelano, si muovono attorno alla laguna e successivamente passano attraverso il fiume, che è il fiume più corto dell'Islanda, e si gettano nel mare. Thank you.
Volendo c'è la possibilità di fare delle visite guidate con le barche o con i gommoni che ti danno la possibilità di passare proprio attorno agli iceberg. Gli iceberg, dopo essersi staccati dal ghiacciaio Vatnajökull e essere stati nella laguna dove si è stati prima, arrivano qua sulla spiaggia chiamata Diamond Beach, cioè spiaggia dei diamanti. Ed ecco qui la Diamond Beach, praticamente guardate tutti questi cubetti di ghiaccio che arrivano dal ghiacciaio e creano questo effetto stupendo sulla spiaggia. Cioè guardate come sembrano proprio dei sassi, cioè vedete, proprio spettacolari. No, stiamo scherzando, adesso andiamo a vedere i ghiacci veri, questi erano sassi, dai. Questi invece sono tutti i ghiacci, come dicevo prima per scherzare, che si sganciano appunto dal ghiacciaio e si fermano qua sulla spiaggia. Bellissimo il contrasto perché la spiaggia è nera e loro sono di questo colore cristallino stupendo. La Diamond Beach, siamo arrivati ora all'altro ghiacciaio, Fjastarlon. Dal parcheggio prendiamo questo sentiero e cerchiamo di avvicinarci un pochettino al ghiacciaio. Questa è la baia di Fjastarlon, una diramazione del ghiacciaio Vatnajökull, che è il più grande di tutta Islanda. Anche qui possiamo vedere gli iceberg che si staccano dal ghiacciaio. C'è di buono qua che c'è un vento pazzesco e ci sta dando una mano a camminare perché abbiamo vento a favore, quindi nelle salite si va proprio di brutto, eh. Abbiamo ripreso la macchina e adesso ci stiamo portando verso un altro ghiacciaio, che poi vi metteremo il nome qui sotto in sovraimpressione. Fino adesso abbiamo visto un sacco di ghiacciai spettacolari e bellissimi, e tutti questi ghiacciai, la loro caratteristica è di avere davanti a loro una baia dove ci sono tutti questi iceberg che poi defluiscono verso il mare. Spettacolare. Adesso abbiamo quasi raggiunto la nostra prossima tappa. E tra poco vi faremo vedere. Anche qui con un vento pazzesco stiamo andando a raggiungere la nostra nuova tappa, il nuovo ghiacciaio. Ormai manca proprio poco. Thank you.
Siamo arrivati al parco Skaftafell e abbiamo appena parcheggiato la macchina. È una struttura qua ben organizzata. Noi al momento ci troviamo qua. Proseguiremo per questa strada e la nostra prima tappa sarà la cascata di Svartifoss e successivamente proseguiremo per andare a vedere il ghiacciaio Skaftafellsjökull. Qui siamo arrivati nel centro informazioni del parco, dove possiamo trovare bar e WC e ovviamente il punto informazioni. Dal punto informazioni prendiamo il sentierino di sinistra e proseguiamo verso la cascata di Svartifoss. Vamos! Una camminata molto bella su un sentiero che va dal pianeggiante a delle piccole salite, però molto bello perché siamo accompagnati da questi bellissimi colori autunnali sulla nostra strada. Ecco davanti a noi la cascata di Svartifoss, detta anche cascata nera perché ha tutta la parete fatta di basalto. Il sentiero per arrivare fino qua è abbastanza tosto, è quasi tutto in salita e sono circa 2 km. Noi adesso proseguiamo con il sentiero e cerchiamo di arrivare ai piedi della cascata. Ed eccoci arrivati ai piedi della cascata di Svartifoss. Molto caratteristica sono queste pareti di basalto. Dopo una camminata di circa 30 minuti siamo arrivati al ghiacciaio. Thank you.
Allora, io ho appena terminato di fare un bel volettino col drone su questa baia al tramonto e come il volo del drone di stamattina alla baia del Jökulsárlón, alla baia del ghiacciaio, e qui erano stati preventivamente autorizzati, alla quale avevamo fatto noi preventivamente richiesta al parco del Vatnajökull. Ci avevano autorizzato, potevamo volare stamattina prima delle 9 e invece qui dopo le ore 17. Così è stato, è andato tutto bene, tutto perfetto, noi li ringraziamo tanto e noi niente, adesso lasciamo questa bellissima baia e proseguiamo sul nostro giro. Allora, stiamo facendo la passeggiata verso il punto centrale del parco, riprenderemo la macchina, pagheremo il parcheggio perché questa zona ha un parcheggio a pagamento. Sulla strada del rientro ci siamo nuovamente fermati sulla baia di Jökulsárlón a vedere ancora gli iceberg nella laguna. Rispetto a stamattina, cavolo, si sono avvicinati e dei pezzi enormi. Prendono anche un colore azzurro che è favoloso. Guardate anche là verso il mare, molto probabilmente si è abbassata la marea oppure la forza del mare, perché stamattina c'erano molte onde, quindi probabilmente li spingeva verso l'entroterra. Invece adesso che è più calmo si stanno spostando verso il mare. Dopo aver visto la laguna di Jökulsárlón e la Diamond Beach anche in notturna, che ha il suo fascino anche così, ci siamo rimessi in macchina direzione appartamento di Ofn. Abbiamo circa un 70 km e iniziamo a rientrare. Quindi termina qui anche questa bellissima giornata di tour in Islanda. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, continuate a seguirci e iscrivetevi ai nostri canali. A domani, ciao!